Oggi mi trovo in compagnia del dottor Carlo Giugovaz, CEO di Supernove Lab, e che avremo poi il piacere di ritrovare alla prossima edizione di Payment il prossimo 16 febbraio. Carlo, io entro subito nel vivo di questa intervista e le chiedo subito, quali saranno i dati che appunto verranno presentati, da Supernove Lab, al prossimo Payment? Sono molteplici e riguardano sia quello che sono i pagamenti sul canale digitali internet mobile, sia su quelli dei POS, riguardano sia i dati globali, quello che sta succedendo a livello mondo, quello che sta succedendo a livello Europa e quello che sta succedendo a livello Italia, sia dando un'idea del numero e volumi di transazione, sia dando anche il numero di quelli che sono i principali utenti e i prodotti che usano per fare queste transazioni. Quindi un quadro completo di quello che sta succedendo sul mercato, non solo per il 2020, che è l'ultimo anno in cui si hanno dati certi, ma anche fino al 2024 con le previsioni dei prossimi 4 anni. Grazie. Allora chiedo a che punto siamo oggi con quella che è l'adozione dei sistemi di pagamento sia in Italia che in Europa? Digitale, quindi tutto questo mondo sta crescendo strutturalmente ed è guidato fondamentalmente dall'e-commerce, ma non solo, però l'e-commerce è il principale driver di crescita. Crescono, diciamo, le transazioni di compravendita e quindi di seguito tutte le transazioni di pagamenti digitali. Però crescono anche proprio gli utenti bancarizzati a livello mondiale e quindi questo porta sempre più volumi con sé. Interessante vedere che l'Europa è molto diversa dal mondo e l'Italia è ancora diversa dall'Europa, quindi abbiamo tre livelli di evoluzione. A livello globale, gli strumenti, chiamiamo, più utilizzati per poter fare i pagamenti digitali, non parlo sul POS, quindi in mobilità su internet, sono praticamente ormai digital wallet, no? Tutti quelli che sono Apple Pay, PayPal, Google Pay, cioè tutti questi strumenti, o quelli cinesi, no? Sono tutti questi strumenti che ormai sono usati da miliardi di persone, ormai, parliamo di miliardi. Le carte di credito che stanno calando, poi le carte di debito, parzialmente, e la parte dei bonifici bancari. L'Europa si caratterizza rispetto agli altri paesi per avere ancora una più bassa percentuale di wallet e più alta percentuale di carte di credito e pagamenti bancari e parzialmente anche di un nuovo strumento che si chiama Buy Now, Pay Later, no? Che è praticamente la possibilità di rateizzare questi pagamenti. L'Italia, fra questi mercati europei, che sono abbastanza diversificati fra di loro, quindi non c'è un'omogeneità in Europa, è un paese un pochettino più arretrato, addirittura. Vediamo che addirittura pagamenti cash al delivery sono una componente abbastanza importante, così come altre forme tradizionali. Quindi direi che l'Italia ha ancora un ampio spazio di crescita, però non esiste proprio un paese leader in Europa, sono abbastanza diversificate le situazioni. Allora, passo all'ultima domanda. Quindi, quali sono, secondo te, secondo quella che è la ricerca appunto che presenti, le strategie, diciamo, incentivanti a cui poi alla fine risponde di più proprio la clientela? Ma qui più che parlare di strategie incentivanti per gli operatori che sicuramente ci stanno provando, quello che diciamo, il vero driver di utilizzo dei sistemi fondamentalmente sono altri. Il primo è la facilità d'uso, la velocità d'uso, no? Questo è il numero uno ed è il più importante di tutti. Il secondo è la possibilità di pagare un po' in tutti i vari sistemi, siti, applicazioni, eccetera, eccetera. Quindi essere molto diffusi nell'ecosistema dell'e-commerce e quindi in generale di pagamenti. Terzo, non meno importante, è tutta la parte di sicurezza, quindi quanto i clienti percepiscono sicuro il sistema. Quarto, arrivano gli discount e i rewards, quindi i cashback, piuttosto che altre iniziative per facilitare l'acquisto da parte dei clienti. E poi ci sono altre cose opzionali che sono comunque interessanti, c'è cioè la possibilità di usare più metodi di pagamento, la possibilità di rendicontare le spese in modo preciso, quindi avere budget, avere una consuntivazione dei luoghi e del tipo di spesa che il consumatore fa, e anche la possibilità di connettersi alle varie applicazioni. Quindi questo
Questi sono i reali motivi che stanno dietro alla crescita di dei sistemi di pagamento digitali. Quindi i discount sono relativamente importanti, ma non sono sicuramente tra i più importanti. Carlo, io la ringrazio, ovviamente questo è solo un accenno a tutto quello di cui poi Ha detto. verrà trattato proprio il 16 febbraio a Payment e quindi grazie ancora, ringrazio anche chi ci ha seguito in questa intervista e invito tutti appunto a iscriversi a Payment, appunto l'evento digitale che ci sarà il 16 febbraio, vi aspettiamo. Buona serata. Grazie mille e buona serata a tutti.